Non c'è situazione più razzista, evidentemente, di quella in cui un'intera razza, chiamiamola così, è tenuta in schiavitù, non c'è dubbio. Però non è vero in realtà quello che anche tu hai detto prima, e cioè che quindi i neri non valgono niente. I neri valgono moltissimo, perché ognuno appartiene a un padrone e gli costa $1,000. C'è uno scambio di battute nel romanzo, che non ho inventato naturalmente, ma l'ho trovato in qualche testo dell'epoca, in cui appunto chiacchierano da ragazzi lo schiavo e il padroncino, e lo schiavo si vanta dicendo io valgo $1,000, e il padroncino bianco scherzando gli dice io quanto valgo allora, Jim? E Jim dice, padrone, tu non vale niente, tu è bianco, non vale mica niente.